ragione Diego, questo non è buono, fa palocchi e Dio me lo scansa, la cipruzza muore tutto soffocato. Va, va, ma da segnare a mia, cosa c'è che devo accattare? No, non ti fare spendere soldi, Pagione, che io sono buono io. Vabbè, buono a te! Oh, ma sta finestra, Caruso, perché non sentite che freddo che c'è, sì? Nemmeno tanto passo, mo. Oh, si è che vuole fare, come senza spendere soldi? Dice che chi sia buono e ci mandisse. Ma Dio me lo scansa, succede una la vernizza, io non voglio nessuna responsabilità. Oh, non scordiamo che ci occupava, l'aspetta per lo cardito. E se ti addamo se lo viene un altro. Chi è che ha detto buono? Ha detto buono, che ha detto mascio, già che l'uno mutato. Forza va che ci scippo per 100 lire. Caro io, c'è. Caro, 50 lire vale, se signora, è picca sono. Già che l'uno mutato con una bella macchiacca. Oh, e la da sempre cantare. Pare un organetto, una balla di reggimento. Meno male che sono una rire. Io devo fare la cuva andavo a metto con suo figlio Caspare e non immagino passiamo tempo con le cipruzze. A proposito, padrone Diego, la pasta la si è calato? Sì, era la sera. Vero? E come fu? Come fu? Che io, creatore, facevo come un pazzo. La gola che ci scattiava e là l'abbassate e la chiamava. Gigi, Gigi. E io da 4 anni che ci rispondeva. Giaccio, giaccio. E chi aveva salutato da un angolo a nauso di inciaggia senza fare sacchiappare. Poi, lui che ci passa pietoso perché magari l'hanno male, se non ha coscienza. A chi eravamo sopra un cufanetto, io lo chiamavo io da stessa. Gigi, Gigi, Gigi. Vero? Che si è calato? Ma ho visto quello che so? E che sogno qua il buon stupido. Ha ragione, ero persona Diego, perché quando passo lo fa. Vuole dire, mi vuoi, mi vuoi, mi vuoi. Se la passa c'è lo spugne. Vuol dire mai, mai, mai. Se invece la passa la fa. Vuole dire sì, sì, sì. Buon tempo fate già fatti. E una cosa c'è, un fasolo Diego, non passano c'è chionna, parola di cecia che è una teta, che ci avevamo l'uovo. Andiamo a creare i dozzi! Oh, Stefanessa, senza scottelli, guaio serio! Ma hai mai detto 100 volte non tu parla? Scroscio, è freddo e chi si sono c'è dozzi che morono dall'uovo. Carose, oh. Che devi da giù caro l'arco! Oh, vuoi un dietro! Oh, ma guarda un guaio dietro, datemi un guaio! Non c'è educazione, non c'è educazione! Questo è lo scafuso di Michele Settepane e mi vanno apposta per fare paraseria! E tu ti hai detto un dubbio la sta finestra, quando vado te la dire, mentre c'è una bannata, mentre c'è un sacco vecchio di tavolo, so qua e tu, ma un dubbio, perché chi si soccorre che non va avanti! E io non mi dolora che buttavo la gente nella casa che mi faccio, chi ti segue a casa? C'avevo tutta la comodità, esposizione a levante, un lastro con peraste, un tetto molto per marazzi, e la camminina lì che pace e ruzzi, e da sigla a casa. Ma mi pare che abbiamo visto e cala resto a desiderio. E perché quando sento? Perché, perché? Perché saggio che Michele Settepane dice che manco molto esce da casa. Oh, presuntuoso e malangino e mafiosazzo. Perché, scandate? Oh, uomini! Ragione la vostra, Pagione Diego, davvero paura. Però se c'è una cosa, che suo figlio Caspare è da quando cuido e hanno mai c'è la testa dei figli, ne la fanno calare. I Navarra hanno una sola parola. La Iardina, quando è motta, si pinna. L'abbo luciava i radici in terra e i fogli dall'aria. L'acqua va a scindere e non a chiarare. E mio figlio sape che fino a quando sta in sta casa, magari che diventa vecchio, lo sape che con un guastone dello comando sogno io. Anzi, guardate che facciamo, datemi una mano, che ci mettiamo un sacco. Perché oh, buono fai! Noi chiamo, amore, ma ci mettiamo che aiutate. Ma ce lo diamo, ma che c'è la rasta? Chi da se c'è l'uomo, se non se si chiama? Capite di terra, o se non facciamo andare dalla sua camera, che c'è il guado l'occhio. No, no, che andiamo, che andiamo. Ah. Oh. Abbia Simone! Finalmente! Ma fatti giù di me! Ah, dopo, dopo, va buono! Dai, guarda! Dai, io ti scherzo, dai!
prende, ma passo tempo. Uvire, e la poi dice che sogno io. Ma che dice in terra mi mise? Ma che mi vuole lovare, ossia usole, pagare l'aria? Sapete chi è mia madre? La Cirruzza sarà fritto. Addio da croce, ma come ci vinna la passione da Cirruzza in da picchiani? Accopatemi fa male. Accopatemi. Faccia. Faccio così avere un poco di bontà. A pensare che in questa casa non c'è solo l'animale, ma ci siamo magari cristiani. Chi vuole fare amore, raccomandi, cristiano per l'animale. Allentate su, frate. Buono, buono. Faccia, la massa che non può stare. Manco conto, Terona, manco conto. La massa che non può stare. Se te l'avessi scordato, vedi che comanda il canicio sogno io. Picca passa, e a poi ossia non comanda a chiori, perché peggio di un cannavazzo sfatto sarà duce. Ce l'ho avuto io, un cannavazzo sfatto, sempre per indoppare la bocca che parla una matola. Che pensa, non lo faccio una canizia, sogno io. Ma l'ho per tuo marito che ancora non te l'ha saputo insegnare. Quando ce l'ho avuto io, ancora. Ossia però comanda, non delle cose giuste. Ne cose giuste e ne cose storte. E se mi venisse in testa di dare fuoco alla casa e mi giuro la doccia annumata, hai chiesto tu stesso a buttarmi là, che ti ho stessa mano. Discorso dei pazzi è questo. Ma per pazzi c'è la legge. La legge c'ha a pensare. Chi è sta legge? Un piatto che si mangia? La legge in da me casa sogno io. Picca passa e a poi si vire. Tu magari un poco di prudenza però alla fine. Paccio mi viene a mia, e ti è zio. Tu non mi sa fare rispettare. È buono, la sosta. Non ci pensare. Guarda, la sosta. E lei con Gaspari, non vedi che si occupa, muoviti. Gaspari, che fai? Niente. Che mi sta vedendo fare? Niente. E tu, uomo, sì. Oh, sparate. Se te ne sei cava a mettere il cigliero, dalla finestra, te spaccava la testa come una granata. Oh, signore mio, che malavicchiani! Prudenza, prudenza! Vediamo. Cioè, morino, va, che è tardi. Aspettate un minuto, voi che siete amica antico e uomo di fede, dicite a Cillumba del nostro San Michele Arcangelo, che io di qua non mi posso muovere. Non dubitate, né grazie. E tu a sapere, tua pace è sempre pace. Nasciste che tua pace era l'annuncio e te ne approfitti. Ma se dire prima, Andura, dopo di nasciuta che facciste, l'ossa te la macinava. Vergogna! Che susto male creanza! Oh sì, che un pazzo dico! Senti! Vedi che io sto riuscendo un pacchettare in cattivo e poi torno. Non facciamo come quando torno giovamo e finisciamo la strada. Te stai avvisando! Apri buono l'occhio! Perché quando torno, per quanto è vero Dio, se trovo niente toccato nella finestra, scatino ste quattro ossa cacciaio e te lo rompo dalla faccia! Buono, buono, non facci sta così, vuole dire che è nato. Oh, signore mio, che hanno a vedere le stocche me. Ora. Guarda, ci spaccio sti viaggi, ci ammazzo le cebruzze e scomoglio magari sta finestra! Gaspari, prima che fai una cosa di chi sta a cappestare a tua maggiorotta. Ma tu sembri figo obbediente a stare, io non ti riconosco più. Ma perciò lo può fare per forza che due di cibo? Ma è tuo pazzo! Sì, ma è pazzo! E perché è pazzo? Perché combatte in casa con la cebruzze? Ma che affare, povero vecchio, ora che non può travagliare più in campagna? Ma te lo scordaste a tua paccia, all'acqua, allo sole, allo vento? E perché? Per fare del ricco, l'avessi adorare in ginocchio e invece chi sta la ricompensa? Ma cioè io invece penso che fossi da solo non sapessi la sua che è pazzo. Udicino tutte, magari un dottore, tutto il paese. Magari Caruso come ne esce fuori e ci fa una baia d'arrere. E se non fossi più capazzo che avessi andoppato la finestra e che ce lo volesse lavare a casa a Michele Settapane per mi indirizzare le cigruzze. Non ci rinesci però. Che giocare cigro sa fare. Diego e Lopacioni e comanda. Pe pazzi, c'è Aligi! Aligi c'ha a pensare! Sì, e chi è sta Aligi, Gaspare? Ossia non si scanda perché non è niente!
Dico solo che più tardi arriva il giudice e quando vede con gli occhi so che il giovecchio è pazzo, c'è una l'interdizione. E così non può più accattare, vinnere e manguittare fuori da casa a Michele Sette Pane. Se ci levano come hanno delle mani, ecco chi ha dice. Gaspare, vero è? Sta infamietà ci facista a tuo padre. Ma chi? Non fu io. Fu me padre per mettere a nicchia d'ordine in sta casa che ci voleva. Signore mio, un mazzastro a mio povero vecchio. E dimmi, Gaspare, ma niente si può fare, non c'è nulla rimedio. Niente! Un giudice arriva a Caprima Carazza di Catania. Oh, signore Dio non te l'avesse a scrivere a peccato, che l'uscio di paradiso non ne vive. A tuo padre, ammazzasse, a tuo padre. Ma cioè, non facesse così. Niente, l'abbiamo fatto un po' bene dalla famiglia. Non sta vedendo che ci viene per testa magari dove viene un fondo di ciofondani. Non facesse così, che niente. Senti, Gaspare, mira che tuo padre non la sapere mai fino a quale punto puttastro. Anzi, vada che fai, o chiama Michelini a suo maggio, fai venire qua e ci li facciamo intare alle pere. Forse a casa così c'è una di sua buona volontà e non si piglia di collera. Ma che ci passa a pa' testa? Ma che su scontavo che quando andava che Michele ci fece da mala parte di sordere che Incio non vuole vedere più? Già, bene. E allora vada che fai, o chiamo parroco, ma così ci diciamo che fu io che fece venire qua. Tuo padre, una mala parte, tuo parroco non ci fa mai. Va bene, allora chiamo, ora chiamo prima Michele e poi c'è qua parroco. Michele! 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 Uè. Io sono! Ah, tu sei Gaspare! Se che è? A finestra non passi! E che c'è fu? A calata da tela! Ah, combattevo un po' con mio pancio, sai com'è? Senta una cosa, Michele, vada che fai? Vieni presso con tua macia che dai parare te la fa ruggente! Va bene, stai venendo! Ma presto però, lo sente? Sì! Avanti, ora chiamo il parroco e speriamo che il signore non faccia razza. Che permesso? Oh, parroco, ma sia stavo venendo a chiamarmi, sa come? Scalodato Gesù Cristo. Sempre salutato. Non dire che mi cercavate per una causa santa. Di chi c'è una sedia? Ma sa come, la parroco? Sta bene, riga. Fa sentare, fa sentare. Ma guarito, per nicchia angustiati. Angustiati siamo veramente. E infatti tu mi andai a chiamare perché possiamo fare una carità. E chi siamo a dovere? Così lo sape, che quando aveva Diego non può travagliare con campagna, con matte in casa con la cedruzza. E dopo non c'è niente da male? Sì, ma perché su c'ha giù la casa dei sette pane. E dopo stava male? Ora appena io vengo che fa conto che qua, così a fare di tutto per far accillolovare sto pensiero dalla testa, che mi runa tante dispiacere. Io i cubi può continuare a fare qua, che io e Menora ne sopportiamo la confusione. E io magari picchisso venne, perché donna Caterina, santa donna, aveva mi dice di venire qua e parlare con vostro marito, c'è l'auto su Spagna, per suo figlio Michele, che tennicchia puntiglioso. Io a causa della festa della parrocchia non ho potuto venire, e ora eccomi qua, e speriamo che il signore mi manda buona. E ora però possiamo fare una uccia grazia. Io mannai a chiamare a Michelino con sua madre per farci invitare alle pere e cercare di toccarci il cuore. Avete fatto bene, però... perché Diego è di buon cuore. Sì, però così lo sape che io ho dato ordine che a Caina non ci va a mettere più pere. Perciò sa dire che fu così che fece ciasere. Non c'avevo niente da male. Di resto, se si sentia, sape chi è con mia. Noi a Giapparina ci siamo abituati. Un buon tempo io non c'è quello pure un malo tempo. E si è fatta la volontà. E si è fatta per davvero la volontà di Dio. Oh, vossignoria qua! Benedetto! Quanto onore la mia casa, sempre riga! Benedetto con tutto il cuore, Diego Navarra, sempre galantoma stato! Cuore onesto, generoso e senza fede! Fondato vossignoria! Si accomodasse! E che sto stai facendo? Mi dispiace moltissimo che non siete potuto venire per la festa della parrocchia. La chiesa pareva una ninfa. E se Michele Arcangelo la chiesa era contento. E io stamattina mi rivolgi a Iglio per ottenere una grazia. Ed è quella preghiera che sto per farmi, e non mi da dire di no. Oh, signoria, lo sape che quando l'ho potuto sempre l'hai saputo. Un amico come voi avrebbe risposto, parraste che lo sento. La grazia che vi domando è quella di dare un po' di pace e di tranquillità a una santa femmina che per causa vostra soffre e piange lacrime di sangue. Già che hai caputo, chiedo che vuole con signoria, ci rispondo presto presto perché vedo che c'è che fare.
la casa del Canfacci è da mia, e la pretendo. E siccome se ne racchiere subito, fuori, ho capito? Fuora se ne racchiere, sta casa. Per amico come voi non mi aspettava una parola di chissà. E io dico, sia fatta la volontà di Dio, vuol dire che me la merito. Ma il nostro primo dovere è quello, ama il prossimo tuo come te stesso, non è vero? E io parlo per voi, perché a nostra età siamo porto a porto con Dio, a cui dobbiamo dare, rendere conto della nostra azione, sia in bene che in male. E fin quando siamo una stavalla di lacrime, siamo sempre in tempo, ma quando siamo ad assunta tempo non ce n'è più, le carni bruciano, è sempre fuoco, molto desiti e acqua mai! A proposito d'acqua, c'ho ogni bivere a stai cerduzzo, che è moltissimo. Puttaverà testa, messi! Signora me, buongiorno a tutti. Voi che l'ha fatto casa? Voi lo fece venere? Voi fece venere per farci toccare un cuore di me stessi? Io non voglio toccare niente di nulla, tanto me lo dite! Guarda, se non hai giro del caliccio! Mettici una buona parola! Se non hai giro! Parlateci qua, se cercate di toccare il tuo cuore! Faccio nel Diego. Ossia, sembra un galantuomo io uomo di cuore è stato. E possiamo la fare sta carità? A casa non me la allumare. Vero, da mio figlio Michele mi fece tra mala parte, ma fu amore di magia. Perché mi mette a piangere? Figlio mio, eh! Vattene, mala carne! Io mala carne! Domandaci scusa, domandaci scusa! Io magari che la lingua sciascinuna vai, corpo di corda mi dugno, dallo fuoco mi metto come a San Lorenzo, ma che sai che hai a fare? Dici di me lo faccio! A t'ammazzare la nausea! Perché l'onore di farmi ammazzare da vostra, non lo posso avere? Ma perché sogno vecchio, ma se no lo facessi vedere io! A casa vai, mamma! Non vi picchiate di collera! Ma potete avere la testa, Pesce! Potete avere la testa, Pesce! Buongiorno a tutti! Oh! Gesù, guarda, c'è cosa? Fosse un barone? No, no! Mi scende per fare la spesa e ci viene a dire una cosa a Don Gasparino. Che cosa mi è successo ora? Che è successo? C'è che ha visto arrivare una carrozza di Catania un signore anziano vestito di galantuomo. Io che sogno un poco curiosa, dissi, e quel che so? E che vino a fare qua? Mi ci mise vicino e mi mise a scutare. Sempre curiosa, sempre curiosa! Ma è sempre curiosa, sempre curiosa, ma senza malo fine! Ci disse Rere che cercava a casa di Navarra. E allora io ci disse, a voi, a Don Diego o a Don Alfonso, perché cadduci nel Navarra? E io mi fece segnala così. Io capì. Allora ci disse, a Don Diego sta cercando. Ci insegnai a casa e venne subito a avvisare a vostra signoria su chissà. Perché a me sto risposto mi pare un poco curioso. No, no, grazie tante, Gesualdo, aspettava. È un signore che viene da Catania per un affare di famiglia, grazie tante. Andiamo, Michele. Chi sei un giudice che viene da Catania per la protezione di mio pace? E a me che mi interessa. Io con iurici o senza iurici, da casa, non me ne vado. Muto state, non parlare, per favore. Ma che fai? Gesualda, io me ne vado. Vai, un occhietto da nicchiano letto, e ci vieni, ma lo sbigli e mi prepara a mangiare. Ma da scusare che non sono riuscito a farci calare la testa, ma da scusare. Siamo dato Gesù Cristo. Siamo dato Gesù Cristo. Ma guarda, sapendo che io e Iggio siamo come diavolo, è sempre andato. Ma qui è che poi ci buttavo a chiamare. Ma che volete che qualche giorno mi scordo che è vecchio e pazzo? Poi. Abita qui Don Diego Navarra? Iggio. Prego, mi si accomoda. Buongiorno. Ma si è chi è da Catania? No, di Napoli. Allora viene da Napoli? No, da Catania. Dico, ma è un giudice che viene per l'intervenzione di mio pace? Esattamente. Usate, eccellenza. Mo pace non sa niente dello studio scusso. E come? Non è arrivata la notifica? Sì, signora, la notifica è arrivata. Solo che non ci abbiamo detto niente, perché Dio me ne scansa, avessi saputo una cosa chissà, avessi successo un inferno. E questi affari vostri sono? E da banno, un minuto che ci vediamo, va bene? Pace. Pace, ne c'è un momento che c'è il signore di Catania che ci ha barato. Fammi fare finta che non ci senti. Dio me ne scansa se arraggiasse comandura. Magari in coppia i bastoni ci stava danno.
Pace, facessi un obbediente, ne scissi a mano. Esce la baldoccia! Pace, non essere che la porta a sfondo, eh? Senti, che tali si cambiano il cignino da stavolta? Se rompo la sala, va a rapesso! Vossi avete già finestra? Fu io quando pao, perché dice che se non ci vengo a catare la cedruzze. Ci penso io. Diego, Diego, io sogno. Vedi che non è fuffanteria, vero? E c'è il signore di Catania che ti vuole parlare. Esci! Diego, rapi! Stia comodo e si copra. Oh, signoria, ma scusate, se ci hai fatto perdere tempo, ho avuto che fare una banna. Che venne? Ho fatto la vendita della campagna di Tre Fontane? No, veramente sono venuto per altri motivi. E le devo fare alcune domande in confidenza. Anzi, se lei non ha nulla in contrario, possiamo passare dall'altra parte, così per stare più tranquilli e non disturbare questi signori. Come volessi. Mi so accomoda, mi so accomoda. Grazie. E la mia Marta può essere mai contenta di tutto questo cucco a mare? Tu per lo spicchi vuoi pace ci cuppa? Ma io ci cuppa perché so... Io sape che a vostro faccia a testa non c'è regge. E chi è, mia Marta? Vedete che non voglio vedere a questa studiata, Quando moro e nasce un'altra volta, rido e canto. Ah, che ti scusa cupusi! Tu è pigliata da malinconia, povera figlia. Ci pensate, mia Marta, le belle canzoni che cantavano una volta? Io da mo casa presenteva. E diceva, beato l'amico Gaspare, che aveva in casa due cannarozzo d'oro, e manco se lo merita. Oh, chi ha cominciato a inchietarmi? Zitto tutto quando parlano uomini. Ah, perché io chi ha andato a fare uomo? Tu? Penso uomo, solo che facessi un doppare la finestra. Non è vero, mia Marta? A proposito di mia Marta, che bella canzone dello sole e la luna, quant'ava che non mi facete sentire? Che me ne esce lo cuore di sentirla. E qual è sta canzone dello sole e della luna? Sentite tu quando parlano l'uomo te disse. Oh, e che sembra spiritoso a fare? Allora, mia Marta, quando me la facete sentire? Quando vuole Dio la canto un'altra volta. Ma presto però. Presto. Speriamo presto. Presto. E ho stesso sentire cantare all'altro. Un cuore ne gode. Da lì a che bello Iarofalo spambanato. Sai, se mia Marta ci permette, me lo piglio. Non sono cose che lo faccio merito. Dato che state dicendo da così, lo pretendo. No! Lascialo stare che se l'ha cresciuto con gli occhi. Sentite tu, ti disse quando parlano l'uomo. Ah, vuoi finire, sì o no? E perché? Chiede se di... Beh, chiamatelo sta carta, quello che ha spese! Calma! Calma! Cristiano, calma! Lei deve stare buona con la legge! Ah, legge? Quale legge? Lei rischia una denuncia! Ma cosa sogno io? Io sogno con Dio! Io sogno con Re! Fora! Calma! Fora, il canito, fora! Allora, ti ammazzare! Ma la carne! Pazzo! O manutomio e vanno a chiudere! Ammenso leggiatore sogno, ammenso leggiuta, ma voi è chiesto che viene a scrivere queste cose in dame casa, voi è, la creatura andrà a me la lasciare con la legge, e magari tu quando ci sei, mi va a dare con l'occhio famoso. No, no, Diego, io con l'occhio pietoso ti va a dare, chissà, mi sta saputo una cosa di chissà, ma mi sta fatta ammazzare piuttosto, mangiate mento simile, non ti l'avessi fatto fare, Anduro seppi, appena seppi mi intisi morire. Allora vero, che era faccio sfatto sogno, e tu sapevi che non mi diceva niente, allora hai fatto tu la magari dose. No, no, Diego, io non lo sapevo. Senti, Diego, ora io ti dico tutte cose. Dici... Hai 60 anni, e tu lo sai come ti hai rispettato non solo come mucchiere, ma come madre, come soro, come tutto. E se ti consegno un cotetto, un talavano, e tu vogliono di spaccarmi lo cuore, tu ti indoppi l'occhio e mo spac, perché così ti hai detto e così ti hai comandato. Ma che tutto c'è che essere in canna? Che c'è? Parla! Signori mio, un quale inferno sogno misa! Lascia stare a Dio e parla! E va bene, parlo. Dici che c'è una legge, che quando lo faccio non posso badare all'interesse della casa. Ci sono le figlie che pigliano lo comando in mano. Io parlo, io pace non comando più, vero?
Ma sta legge sola non poteva averne qua. Ci ha pagliessero un caduno che spingiva sta legge a verne fino a qua. Diego, non... Cofo, parra, parra! Non mannare niente che ha troppo di collera, ti picchi! Ti dico, parra! Va bene, parra. Alfonso, fu. Beh, frati! E te l'hai a dire, magari, tuo figlio Gaspare, fu. Me figlio! Oddio! Dio! Dio! Farà così, mancanza di giudizio, fu, Diego! Grazie alla maledizione, se si in questa casa. Ma che dici? Oh, vedi ste mura, niente ci vede scritto. Vedi sto tetto, niente ci trovi. Hai 60 anni e l'occhio tuo, sono chiedi della piccerina solo. Ma io con sto chiazzo nevole, ci vedo una nuvola che era di sangue. E quasi si sputta a chiovere. La Madonna ti avesse a fare una razza da fare richiudere l'occhio prima. Che succede se la cadascio? Oh, Diego, non farà così. Ci sono gli obiettivi a casa. Uè! Io sono Giovanni! Vanni, trase, Vanni, trase! Padre Diego, padre grazie, baciamo una mano. Che c'è? C'è che stanotte ci scuolano a risoffondare gli ingegneri e volano alle padrone per mettersi d'accordo riguardo all'acqua del Bannone. Ma signoria, dietro, non gli può venire. E viene a pesare la sua figlio Gaspare. E su carretto. Oh, Vanni, che c'è? C'è, stasera la scolare ha reso affondare. Io? E perché? Che perché c'è un ingegnere per lo discorso dall'acqua. E non ci vuoi dire, mezzo Alfonso? Ah, io mi sentivo a dormire in campagna. Ma non so suoi, e se lo guardare come se l'ho guardato per tanti anni sopra. E poi il dottore non si sente tanto buono. Che c'aveva tuo padre? Niente, un poco di fiamma, quasi di niente, però ci vuole che avutiamo. Giusto, ragione hai, Vanni. Piuttosto metti la giacca più pesante che in campagna c'è freddo. Sì, sì, ci vado io. Tu sai, mia, non mi si dia di ciavagliare. Ma no, c'è solo di stare una notte lontano da te. Non ci fa niente, ti stai da pigliare la giacca. E zia Alfonso, lo fa apposta. Ogni volta che c'è via la domba in campagna c'è il ghirio. A me che ci va io. Chi è che diciste? Me pancio fa apposta? No, quello ha detto. Tu! Tu hai detto, ma c'è Alfonso fa apposta? No, disse pare che lo fa apposta. Pare? Te vai in campagna? Sì, sì, sicuro, ci vado io in campagna. Però, domani al mattino, come spaccalabba, sogno di ritorno. A così stiamo assieme, va bene? Sta bene, rica mamma? Tutto santo e benedetto, figlio mio. Ma sta bene, rica pace? Maledetto. No, pace. Maledetto, c'è vuoto e maledetto. E maledico fino all'eternità. Faccia queste cose a me non me la dire. Io sono figlio suo. E lo sapevo Dio suo rispetto e se l'hai fatta rispettare. Giuda, da me venisti come Gesù Cristo. 50 anni ci ho vagliato per te per farti ricco. E chi stai a ricompensa? Ora, vattene! Ma picchi! Ma che tu vannare? Ma non capisci come... Vanni! Che vuoi? Vieni qua. Passa nuovo frate Alfonso. E c'è a dire di venire subito qua che ci hai parlato di una cosa importante. Ma non giudisci che non ti sente buono. E tu ci dici, magari che è morto, ne esce dolore a voto, astuta i cannili e vieni qua. Cioè, guarda, facciamolo mai. E poi dice che non è pazzo. Calme, padre. Salutiamo Diego, salutiamo cognati. Salutiamo. Osta bene di capace, come state? Mi sento un poco meglio, però non mi conveneva a sciapazzarmi. Mi scippe di dirci una parola, notaro, disse, già che c'è sogno vai a trovare mio frate, che aveva un pezzo che non ho visto. Chi è stanno per là? Chi è a finestra? Ando un po' uido, perché dice che se non ci vengo catarro alla cedruzze. Magari chissà. Sentite, ma non è chiamarmi per lo scorso importante. Guarda, passate già a bene. Vieni con me nella mia camera. Che è un discorso dell'acqua? No! Discorso da fuoco! Assetto. Senta, se mi parlare a spicciare perché non mi sento buono e voglio ir a cuccare. Io dico discorso è l'uomo importante. Assetto te l'hai detto. Alfonso, oggi voglio che io e tu ne vadamo un da facci. E mi dire perché sogno pazzo. E che azione da pazzo hai fatto tanto di spingere la legge a verre fino a casa. Pazzo veramente no. Perché i pazzi stanno a mano come?
mentre tu invece te ne stai a tua casa con tua moglie, con tuo figlio e con mia figlia, che tu sai quando la voglio bene. Ma che vuol dire, che la testa l'hai a posto come una vuota? E perché? Che hai fatto lo strano, dimmelo. Ah, lasciamo lì queste discussioni inutili. Se non si fili e c'è dottore, me la tira in da faccia che hai fatto. E basta dire che andò a passare la finestra perché dice che ci viene un catarro a cerduzzi. Ora non era meglio che ci facevi i cubetti lana e faccio un corno di sita. Rete, rete, rete che appresso ti faccio piangere io. E ho una, e appresso. E che tuo padre giusto voleva cellulare a casa della famiglia affezionata per mentire c'hai cerduzzi? E tutto chiesto dopo che tu stesso ha dato 800 lire a donna Caterina sette pane. Fa cattare c'è un biglietto da bacca a suo figlio che va a battere per America. È comodo qui, di tanto mele, tanto fele, quasi giusto sono. E dove? E appresso? E basta dire che ti mentiste in testa di venire un forno che c'è fondane, che attualmente con l'acqua del barno che c'è scorre, oro è, oro. E perché? Perché dice che c'è la malaria. Dopo 50 anni te ne donaste che c'è la malaria. E sì. E appresso. Appresso, appresso, mi stai sediando e me ne vai. Ah! No! Assettati! Ora te la spiegare io! Dammi pazzia! Alfonso, vedo che Rosso fu l'errore di far maritare i nostri figli. Per non ci far mettere un muro di divisione ai nostri terri. E per non si perdere un nome di Navarra. Che c'entra sto discorso ora? C'entra. Cenza, perché tua figlia a testa a Nauro ce l'aveva. Ah, è da compare, da Michele Settepane, quasi di carosa, senza importanza. D'altronde mia figlia sapeva chi era io e fece l'obbediente. Cosa di carosa senza importanza, se se l'avessi ascoltata. Ma tua figlia a testa sempre a Idu ce l'aveva. Molto stato. Ancora! Ave sei mesi, e quando stava questo mala carne tornavo da America, che io vedo e faccio finta di non vedere, sento e faccio finta di non sentere, perché fra me e me ha detto Navarra sì, fai l'uomo e non far succedere scandali. Ma sto vigliacco da una casa se la fai dire. E allora ci potevo levare a casa io per darla a Nauro senza succedere scandali, a partire che la casa mi serveva mia, ma mia picchi. Se io a casa ce l'hai, e puttano, che mi venne l'idea di fare una cosa vuota alle cuve, e che tu sai che a mia di piccereddo mi è piaciuto sempre di combattere con la cerruzzi. E una, se due anni ci desse 800 lire per un biglietto d'imbarco per America, non fu né per madre né per figlio. Perché a tutti due io volessi vedere la scafazzata di un carretto, tanto la simpatia che mi fanno. E dove? Se mi venne in testa di venire un funno da campagna di Ceffontani, non fu per malaria, ma fu perché tua figlia, quando scorre in campagna, io ti ho scusa che è amico di mio figlio Gaspare e ci piace la caccia di tutti. Tagliettato da mattina fino alla sera e il lupo vicino alla pecora, perché mio figlio Navarra è, ma Navarra ha sbagliato, è orbo e non vedo tutto quello che ci sta succedendo sotto l'occhio. E sì, se stamattina mi viene in testa di chiudere la finestra e perché tua figlia sta gettata da mattina fino alla sera danno campo alla gente di furbiciare le nostre spalle. Alfonso, te l'hai spiegato buona la pazzia? Ridi, ridi buona, vai, ridi! Ma l'ha spiegato e capisci che sei pazzo. Pazzo non dovevo senso della parola. Perché come pazzo ti compatisci, perché pazzo tutto quello che ci passa fa la testa. Dicono che l'hanno visto e ci aggiorno pure. Alfonso, vedi che vicino alla valanga siamo. Vicino a un precipizio si sta perdendo un nome di Navarra! La tua testa si perde, anzi è persa! Sulivan
La senti? La sento, la sento. Ma che te noce, magari che canta? A cavolo se fare morire di malinconia in questa casa d'inverno. Ma Eddo ci sta cantando per il nome di Dio! Zitto, davvero serio. Lingua sporca e sacrilega che non si ha. Non solo pazzo, ma infame si è diventato. Ti sassi in mano, ti sassi. Da lì è meglio che me lo vai, perché se tu che sta pazzia la faccio passare io, la vorrò orbo! La vorrò messo! Amen! Amen! Sussiste, Santa Cristiana, non tu dissi che poi più tardi abbassavo io la roba. Diego, ma per davvero non è una maghiera? Ma perché? Tu sai che una cosa io la ripeto due volte? Tu, vigliacchi, non l'hanno avuto l'onore di avere nella nostra casa. E frate è morto, e mio figlio non esiste più. E un'altra cosa ti dico, non sa mai me lo scorto. Se avessi a morire, e chi sti venuto in dame casa e scummoglio un lenzuolo per portarmi nella faccia, tu non ce la permettere, perché mi sciavaso lo sangue e faccio levarmi prima. Amato la parte, lo frate è frate, ma lo figlio è figlio, e poi io so maggio sogno. E io mi scordai di essere pace. Che può dire la gente? Non mi interessa di quello che mi dice la gente, io a te sull'acciaio. Fino a quando ti comporti fedele e obbediente. Diego, ma sto figlio solo avemo. Tu vuoi stare qui tu? È stato qui. Ah no. Vuole dire che in campagna me lo voglio solo. No, no, Diego, onde vai tu, vengo io. Se non vuoi in campagna, vieni andiamo in campagna. Ma dimmi una cosa, non mi diciste che la campagna da vuoi venire perché c'è malaria? La malaria del canizio è che ho tinta di chi che c'è in campagna. Ma che ti scappa, Raucca, Diego? E un'altra cosa, di tutte queste cerduzze, ora che ne facevo? Mio, non mi interessa niente da cerduzze. Ma come? Su tutto sto inferno ha succeduto pa' cerduzze, ora mi dice che non te ne importa più. Hai dato disposizione di portarla in campagna. Ora vado che fai, o cuccati, che poi un viaggio sciapazzoso. O riposati, che io mi riposo qua. E va bene, preparo l'ultima cosa e mi porto magari a cupette, che in campagna c'è freddo. Facesti scantare. Su, tastura, ma che non ce ne fa sonno? No, stanotte c'è una stato zanzara assai, l'ho potuto dormire. Bravo, si sta a toccare ora. Non c'è naio sonno. E se nissi, c'hai detto se nissi, che a tagliarla mi dona fastidio. Non doppio l'occhio. Se nissi, c'hai detto se nissi. Quando sento che la legge non me lo permette di susirmi quando non hai sonno. Sì, in da sua camera. Ma perché sta camera non ti pare la mia? Ho letto un riposo l'osso la notte, non ti parlo mio. Tutta la casa non ti parlo da mia. Mio, 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 tutto mio. Ma solo passi da testa. E che cavo sia, non conta più niente. Uio di gestisso disse che possia essere un pazzo pericoloso. Sa perché un pazzo in casa so, cansaggio in casa d'auge. Fanno piacere, se inizio. Io tanto me lo vai, pronto la roba. No, ora si innanchire.
Canta ranocchia de pantano, chi se somiglieria che non ti faccio passare. Sì, Nisi, ci hai detto che la faccio vivere. Perché te la c'è? Sinnesi, ci hai detto, sinnesi! Canta a reggio del restuccio. Maria Santissima, ci disse, se ne aggiri! Sinnesi, cagli a lavare la camera! Buona la camera, lava stasera! Questo schifo da cedri, che c'è pulizia che basta? Canta ci cala di cannito! Sinnesi! Sinnesi, perché vedi che la qua incomici? E tu capace, sì! Perché tuo to marito sta educazione t'ha imparato. Un faccio a pedalero. Ma la femmina. Marta, Marta, io sogno. Gaspare, Gaspare, vieni perché non c'è cazzucchio. E chi? Non ci posso combattere, chi lo con tua pace? E chi? Sto caffè può cusare dire c'è la chiara. Che c'è vita sta santa creatura? Niente ci hai fatto a sta santa creatura. Niente? Ma se mi sono sia all'alba per puliziare sta camera che fa schifo! Con sta schifita insieme a cerchi che la comincia! E io non mi feci lavare! Non me lo ha permesso! E io mi faccio sotto. Ma già! Io che conto niente in sta casa! Non conto niente! E io mi ritorno nei miei prati, mi faccio vedere a tutte e due! Ma se non dura che è sempre colpa sua! Ma che hai a fare? C'è mancare per davvero te rispetto a lei che chiudono a manicomio! Pace qualsiasi a mettere in testa che cucumanna in sta casa e gli da sola e basta. E per tempo in casa di Navarra comandavano i cause e noi sottani. Ma se stasso modo per fare questo piacere. E tu matta non ci darò conto, va a combattere come vecchio e come pazzo. Oh, uomini, uomini. Che ti voglio bene io, va bene? Guarda, guarda, guarda che ti buttai. Chi è il primo che fece l'abbro? Tu mangi per l'amore mio, eh? E poi vada, vada. Chi ti dice a mia Paola? La nostra creatura. Guarda chi sono bello. Guarda che fa là. La monina da banna andare alla nostra camera che stiamo più tranquilli. No, Gaspare! Mirissima la femmina! E io ci dico a miei paci! E vi faccio vedere a tutti e due! Le mie paci, me le tolgo! Le mie paci, me le tolgo! Non sta vedendo che fa succedere! Ma come ci dice la femmina la mia moglie? Ma che c'hai a mangiare, ti rispetto! Che c'hai a mettere, ma ringordo! Gaspare! No, no, basta! Perdono! Perdono! Marta! 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 Ah, bella soddisfazione! O signore, non è mercante che avevo saputo! Bravo chiedere io, essere eroici! Ben fatto! Signero, ma voi? E Gaspare tornavo? Che te ce ne dico? Abbiamo una cane spersa e che dice che a canina ci facciamo su picchiari. E io lucevo da presso come un cane rognoso. Signore, non mi frate Affonso, ma stavolta non si riceve. No, signore mio, che scandalo! Senti, Diego, te posso domandare una grazia? Che c'è? Vada che tutto è pronto, che non vuoi ire in campagna e niniamo in campagna. Però mi dare ci ghionna di tempo. E giorno di tempo perché? Perché San Michele Arcangelo mi parlava. Oh, non contrasta. Non parlare così. Ma dormisci un poco e io mi comparivo e mi disse grazie, assai ha soffruto, ma ora ogni tuo desiderio ave finito. Non passano cigionna che tuo cognato Alfonso va a Catania e fa scicare da cattazza maleritta e tuo marito torna un'altra volta pacione di tutto, contento e felice. Sonne, e i sonni sono tutti barbanti e acciatatori. Ma te che fai? Se vedi la parastata, ci dice a Matteo di imbaiare un carretto. E come spacca l'alba, veniamo in campagna e lasciamo su. Ma che c'è bisogno? C'è bisogno di fare da sentere con lo settore. Ma non ti si sentire perché io sono un lavorato non sto barare a gente. Ma grazie, mi perdonare se l'hai disturbato. A chi decide? Voi amico antico siete. Li Prasca e li Navarra come frate hanno stato. Mi dispiace solo che non vi posso offrire una nicchia di caffè perché ancora non l'hai fatto. Un picchiaio, un picchiaio. Ma non come a chi tu che si picchia qua, che tinge la tazza. Che ve ne sto a vedere? Sta la pastora vicinova?
No, Diego, per una ragione viene. Hai bisogno di un consiglio su un fatto che mi è successo. Anzi, a mia grazia, se ci permette, senza offesa, approfitto della confidenza. Facite, facite. Approfittai che mi tenesse a tuo figlio e a tua nora e disse non c'è meglio l'ora di poter riparare col Diego da solo a solo. Mi caduto se mi passano disturbati. Che è successo? Cosa? No, niente. Ero mio fratello Alfonso perché si sente poco bene. Ma ho disturbato, ma sta parendo tu, perché c'hai l'occhio luce di voce che ti sembra. Che c'è? Parla. Ragione hai. Assai ave che è stato muto a cottia. Ora trovavo un momento che se io non ti parassi, mi sentisse in fili e in tradatura della nostra amicizia. Signore, ma sta parendo la pudra che furri attorno a lui. Lo saccio che vuoi dire. Mio frate e mio figlio se mi sono d'accordo con i giudici, lo hanno comando della mano dichiarandomi pazzo. Che ci vuoi fare? Lascia fare a Dio che è pazzo. No, Diego, no, non devo dire questo. Rosso, Rosso, io ti spiegi che devi dare, più grosso di questo. Senta, Simone, mi sta parendo che mi punti a scoperta e non spara mai. Perché te la seggia, assettati, spara, spara. E che magari mi compone, vedi? E parra, parra. Ma non c'è rimedio. E vedi che sto matrimonio di tuo figlio con tuo nipote non so a fare. Vedete come siete? Siete buoni, ti rapano la bocca e assassinare la famiglia. E perché non so a fare, quando sento? A dire tu, vedi che mio figlio, sua moglie ne esce pazza. E io, quando lo muta, è nervosa, femmina, ma poi a suo marito ci vuole bene. Ma auro d'importante, che c'è? E dopo tu leva. Un difetto non viene da Gasperi. Bada che Marta a Gasperi di contragenio si pigliava, per obbedienza, ma di mala volontà. Perché da testa a Michele Settepana l'aveva. Ma che fa dicendo? Cosa di caruse senza importanza? Una cosa di caruse senza importanza, come dice tu, se se l'avessi ascoltato. Ma so come non se l'ha ascoltato e non si comporta bene. Simone, ora sogno io che non ti capisco. Lo vuoi spiegare? Ragioni hai. Io ti spiego uno di tutto e ti parlo come un frate. Tu hai tanto tempo che mi vedo fare lo stupido con te e giocare con la ceduzza, non è vero? Certo avrei detto a Simone da Vecchiana ci venne la mestizia frenesia delle cuore. Ma non c'era ragione, tutta finzione era. Che sento dire? Sento dire che io sentiva e fingeva di non sentire. Vedeva e fingeva di non vedere. Sapeva e fingeva di non sapere tutto quello che faceva d'onore. E quando mi dicesti che voleva a casa del Rambetto, per mettercelo pure, io a ballare la gioia e disse, buono fai, ma non per la gelosia, ma per l'uomo lo fuoco facevano la prole, perché Michele da non poteva stare più, e se tu consigliai di non parare la finestra, non vuoi per la gelosia, ma fu che d'onore poteva fare parare la gente, ora che scusa voglio un garofalo, ora che scusa stendere una tovaglia ai facci, ora che scusa di tassare un fazzoletto asciutto, sempre già era, e io dalla sua casa ci faceva segnale dalla finestra. Sonno, sonno, ma che vuoi dicendo, Diego, sonno? Cosa c'è io se mi brucia il cuore a ferita del suo discorso? Ma dopo chi lo capite stanotte con l'occhio mio, a venire per forza a pararti, a grappare l'occhio, perché non c'è più tempo da perdere. Diego, tuo nipote, se sta perdendo. Ma che vedeste stanotte? Stanotte si studiava la lampada addolorata, ma tu sai che avevate interrumato notti e giorno per devozione. Ma su per cercare i posperi. Apri la finestra e che cosa vedo? Che vedeste? La tua porta aperta, con un merenga mezza d'incia e mezza di fuori che parava con una lasciata. Io era. Poi passava un carretto, io si ammocciavo e io buttava la porta. Perciò, secondo te, è appresso? Appresso, appresso. Diego, che non è successo stanotte, può succedere appresso. Apro l'occhio. Secondo te, un breianca che parlava davanti alla porta era Manora. E come doveva essere? Simone, avevi la freve. Freddo un bassolo non ero. E ho avuto qualche bicchiere di più. Tu sai che contava che mi venne da quella casicca e non hai potuto chiudere.
Avevo l'occhio allucciato, non mi disse buono. Ti dissi che ti ero scuro e che tu capitti, è vero. Ma tu l'avevi studente. E sto discorso che hai fatto, senza testa e senza piedi, io per la nostra amicizia faccio finta che non l'hai inteso. Perché se avessi stato un auto, l'avessi afferrato per lo colletto e ci avessi detto, amico mio, lo veleno che ci avete dallo stomaco, io te lo sbumacare fuori. Una cosa ti dico, c'è paura che lo aiuto a contare a chi stu e a chi no. Bada che voglio ti dire la confessione, come uomo d'onore e come frate, tu me la giurare. Non c'è bisogno. Accaccia la mano. Non mi basta. Me la giurare qua, sto crocifisso per la vita e per la morte. Manco con tuo frate Alfonso? Manco con mio frate Alfonso. Va bene. Alfonso, figlio, ma che legge? Perché legge? Ma che è una premonia, figlio? Allora, degnissimo signor mio fratello, da così ci piace. Dimmi una cosa, che ci facci stare da santa creatura da mio figlio? Maledetto da quando fu, ma facci tornare a casa che un morto che viva, con l'occhio spettato e che ciamava tutta come una foglia. Niente ci hai fatto da santa creatura di tua figlia, anzi, fu io che mi mancavo del rispetto. Mio figlio voleva lavare la casa e tu non ce l'hai promesso. Che una pazzia, magari sporcone si è diventata. Ma senti che ti dico, sta pazzia la faccio passare io. A tutto lui ve la faccio passare. A me, io che c'ero. A tia, che sei la causa di tutto sto inverno. Perché se tu non l'appoggiassi, mio frate, io non fossi da così capace di tenere la casa a Matteo con sto schifo da cenni. Ma sta vita di cane che inizia a finire una volta per tutte. E visto che non volete sentire un cuore buono, se fate così. Sta finestra si scommoglia. E sti agi, da dogno cecchionete, buttatevi le quando volete perché si trova ancora qua. Quando è vero che c'è l'assistenza divina, in scafaccio su te piedi scafaccio. Alfonso, dimmi una cosa. Quanto sei mi posso dare a me casa? Due? Che fa due? Uno. E sogno io. Già, io sogno pazzo. Non mi bastano i guai da mo casa. E sento che ti dico, stai attento a chi tu che fai. Stai attento a chi tu che ti scappa da ucca. E che se non che ti scotto, che siamo frati. Caspita, perché tu veniste con la scopetta per farmi scantare? Tu sai che la scopetta in Navarra ci serve solo per spi e per canareggiate. Mai per le pazze e mai per i frati. E tu lo sai. E oggi come oggi, niente mi fa più meraviglia. Oggi che le figlie si mettono contro la pace, epoca di progresso, di civiltà. Ragione hai, ma io me ne vado, come ho sentito la prima messa che voglio loro pensiero. Ti saluto Diego, salutiamo. Ti saluto Alfonso, saluto Simone. E pensaci a sta cosa, pensaci figlio. Ora che siamo soli, pretendo di dire una soddisfazione. Vero è che ci registri malafimana? La santa creatura di mia figlia. Vero è. Vero è. Non solo. E ci giuro, spatte. E dai l'ardire di dirlo e di giurare c'è qua in faccia mia, in faccia lo padre. Ma tu capisci il senso di stampare parola mala femmina? O capisci che significa? Se lo capiva non ce l'avessi detto. Ma non capisci che se non fosse pazza frate Chiuranni e scappasse sta lingua sacrilega che hai? Ardire di dirlo sta parola. E dimmi che l'ha detto per rabbia. Ieri sì. Ieri sì, e chi te parlava con la raggia andò al cuore. Perché sapeva, ma oggi no. Perché oggi, che tu che saccio io, c'è cosa perché sei di mia. Oggi no. Oggi te parlo con la raggia andò al cuore. E con la morte nell'occhio. Perché c'è. C'è cosa più di mia, e picca passa che non mi vergognare di chiamare Navarra e non mi mettere una maschera nella faccia. E che c'è? C'è cosa più di mia? Alfonso, stamattina venne da Ceduzzo a dirmi Don Diego, mi disse che sonora si sta perdendo. Tu stai dicendo una menzogna per pigliare di venita contro la creatura di mia figlia.
Ma io Navarra sogno. Navarra come a tia. Anzi, meglio di tia. Te può ingannare lo stesso sangue? Ma posso dannare l'anima? Per come che ti giuro? Che ti giuro davanti a sto crocifisso? Sì. Per l'ossa della sciopace. Sì, la mamma dire che era questa persona. Sta Giuduzzo che ti viene a fare sto discorso. Ma considerare come un frate nostro. Simone? Simone? No, no, non può essere, non è possibile. E poi Simone a te ti voleva parlare, a me ho parlato, che sono mio padre. Già, a farlo compromettere e succedere una tragedia. Bravo, pazzo e buono magari se trovare le belle ragioni. Alfonso, te lo giuro, te lo giuro, vedi che si sta perdendo il nome di Navarra. Sì, ma Dio, ma Simone, che conta? Che passa una società? Pazzo come a te, con la cenduzza come a te, con Matte. Siete pazzo bravo. Tutto tu e volete fare un pazzino, magari a mia. L'ha detto giusta la parola. Simone è pazzo. Pazzo come a mia. Lo sai perché? Lo sai perché? Se mi consigliava mentre la cenduzza non faccia dalla casa, era per luare la prula vicino allo fuoco. Se mi consigliavo di indoppare la finestra, non era più catarro della Cenduzzi, ma era perché tua figlia stava andata la mattina fino alla sera a far parlare la gente alle nostre spalle. Che se mi consigliavo, e a bello chi era, che tutto tu giocavamo con la Cenduzzi per stesso motivo, fingendo di essere pazzi per stessa ragione. E io che feci? Che tu facesti con me? Pazzo mi dicesti tu! È pazzo, ci dissi io. Furfante, mi dicesti tu. È furfante, ci dissi io. Con tutto che sapeva che chi tu che diceva il Nicola Antonio era la verità. Che se non fosse stato per la vergogna l'avesse vietato lo pane allo coccio e ci avesse detto tu, tu sei mio frate. No, chi tu che mi accusa gli udici che sono pazzo. E guarda una cosa, perché Simone si è deciso a parlare ora, non prima? Perché dopo tutto quello che ho visto stanotte non ne potevo fare a meno. E che hai visto stanotte? A tua figlia in sottana, davanti alla porta che parlava con uno della strada, era io, Michele Sette Pane, passava un carretto, io si allontanavo, io se ne facevo. Ma vuoi capire che parlare e fare lo sastro non ci voleva niente? Io a tua figlia non la faccio una femmina di fare un'azione di simile. Ma ruotati, è femmina, è debole, ed è mascolo, è furfante. E di parare al momento e farlo giacere può perdere la testa. Diego, per carità, quello che sta dicendo non può essere una menzogna. No. C'ho pompame fosse. Sincero io da parare. Però io voglio sapere tutto. Ora vai a Simone, a chiesa, o a piglio e lo faccio parare. E non para. E perché non para? Perché la... Allora vuol dire che è menzogna. No, l'hai vincolato sotto il suo crocifisso e se è uomo d'onore non parla. E se può toccare, un sciocchio di giuramento fa parlare? Ho toccato, faccio parlare. Allora vero, allora vero. Diego, per carità, aiutami. Allora come tu, che confuso sogno. Tu sei frate che l'anno mi ha fatto sempre la pace. Sì, avete la roba. Lo sto facendo in campagna alla sala con tutti quali, non è guai. Ora no, ora resto. Ora che all'occhio tuo non sogno più pazzo, resto. Ma tu a fare tutto quello che ti dico io. A chiedere subito a sti udici a fare scicare sta carta quando dici che sogno pazzo. Ma dove gli acqua dalla mia casa se ne chiede? Sì, Diego, da così fatto. Ora vai a pigliare Simone. Simone è un amico fatato e prudente e ci può essere utile. Ma una cosa ti dico. O signore mi farà razza da non mi farà incontrare a due gli acqua, a da carogna! O vedi sto fratuzzo che unico? Avo quattro lo farà a mucca! Da fronte ci spara! No, ora sogno io! Che ti dico pazza a tia! Guarda, siamo una varra! Io cosa l'amo abbassare, non l'amo sfasciare! Ragione hai, Diego! Per tu non è Diego! San Michele Arcangelo aveva ragione.
scordavo che mi aprivo ossia. Io? Sì, ossia. Io cercavo a suo figlio Gaspare e vossia mi disse Gaspare non c'è, Ciasse l'aspetta qua che non può tardare. Anzi, per buttarci segnale, suo frate Affonso tossiva forte e vossia ci disse badaci a status Affonso e per davvero ci va a badare, che ha cotturato buono è. Io che manco tu volesse vedere sparato e affessato un tale mura? Già, lo compatisco che la nozze lave e le cose se le scordano allo stesso momento che le pensa. E da porta va a rapivo. Che saccio reporta io? Tu arrabbisti, approfittando di mio figlio Gaspare che è orbo e non metto tutto quello che ci stai facendo sotto l'olio. Oh, ora basta. Ossia sta facendo discussione che non hanno non testa e non per. Io con le pazze non ci voglio avere a che fare niente. E siccome non ci voglio mancare di rispetto, vuole dire che me ne vai e a Gaspare lo aspetto no. Fuori. Tu che non esci e tu quando ci assiste, se lo dirò a mio frate, quando torno dalla messa, chi tu che mi faccio da carapazzo? E chi è? Per davvero se lo scordavo. Ma da uno poteva già se ne fa? Ma che sogno? Una cerduzza infatata? Una formicola d'amore? Che sogno? Mi dicesse? Un nicchio di rapina, un porco di stagna e te la pio una mala femmina. Oh, vecchio lo muto, muto statevi. Quella canusce, la tua creatura. Quella canusce? Datevi se segnale cantando della canzone dello sole e della luna. Ma figlio Gaspare io sole, e tu sei la luna, brigante di macchia! Vecchio dell'inferno, e che mi ha fatto? La spia mi ha fatto! Che mi ha tenuto? La ciappola parata mi ha tenuto! Arrabbo! E ci cascaste! Ci cascaste come un pezzo rosso! 70 anni c'è io! Ma c'è qui che te la fa pavare! E qui che me la fa pavare! Questo nuovo paladino, questo terribile gigante, suo frate Affonso fosse, cantore tutto che si faceva tenere che voleva tirare quattro confetti in fronte. Oppure il bardaccio di suo figlio Gaspare, qui sentiamo. Sente, la tua ora è suonata. Sbaglio c'è. Diego Navarro mi chiamo. E io mi chiamo Sette Pane. E se così ci fa bene che suo frate e suo figlio mangiassero ancora pane, da fare auto caparare. Perché se si presentano davanti a me e ci mangiano le spondone, io per non perdere tempo ce le scippo con tutta la testa e se ave giudizio, ossia sa stare muto e sa raspa le spondone pure ossia perché se le merita! Io me lo merito! Sì, se le merita ossia, suo frate, suo figlio, tutte ve le meritate! Perché sto matrimonio non so a fare, l'avete voluto per l'interesse, ora abbozzatevelo corna intera e statevi muto! Perché Marta era mia, e mia sarà per sempre, e ve lo dico con la raggia andò cuore! E guai potete creare, che ancora c'hai il lumino della sua bocca! E guai che ci volesse aiutare una mano, guai come lo volesse luare, perché ci scippo lo cuore con le denti e ce lo sfoto in faccia! E senza mettere più se pare in tafereccia, e se mi venite venire qua, ossia mi apre e mi fa l'uscio, e se mi viene parare qui, avete gli essere orbo, sordo e muto! Diego Navarra! Io me lo vaio! E non ha cercato, non ha mai visto! E manco non ha parlato! E che la sette mano tu del canonnesce! Diego Navarra, lasciatemi passare! E che la sette mano tu del canonnesce per il nome di Dio! E che vai a mancare, per forza di rispetto vai a mancare! No! 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 Per il Cristo! No! Per Cristo! Diego, che facisse? Che successe? Che succede? Sono che fa? Ma ancora sono morto, sì, come ma che facisse? Che giovera? Mi cane senza pane! Guardate qua! Guardate il mio letto! Ci sono due forze! E mio figlio Gaspare dormiva in campagna! Caiera! Bah! Diego, Diego, buono faciste, e grazie di cuore, però a me aspettava l'onore di ammazzarlo come una carogna, e lo pretendo, e ciò sa dire che ammazzare io, l'andiso Simone, io ammazzai, andiso! Gente, non fumo, frate, qua ammazzava una carogna, un vigliacco, un assassino, un brigante, io fuori, io fuori, io!
dottore, allora che dice? Che fa, si libera la mamma? E che volete capire, cucette malanne sono di progni singetta. Perché? Di progni singetta. E chi è sta progna singetta? La sa visto Molone? O picchiate, o sbattete, ci toppliate, cercate di capire qualche cosa e non ci capite niente. Praticamente la malattia di vostra madre è trauma di spavento e non c'è che peggio. Dottore, possiamo scusare, ma io non l'hai capito lo stesso. Che mi può spiegare che faccio? L'avete visto spago? Utirate leggio leggio e non si rompe. Girate un coppo in secco e si spezza. E zio Alfonso la va. Ma poi dico io, tutto sto fuoco, come può succedere davanti all'occhio di già povera vecchia, malata per giunta? Ma per quale motivo? E perché? Dottore, se mi crede mi sta battendo la testa. Ma zio Alfonso difendeva sempre a Michelino come pace. Perché può succedere tutto sto inverno, non l'hai potuto capire. La gente dice uno che fu per soldi prestati e poi negati. Chi era Michele, eh? Vostro zio nervoso, la moscaronata non se la faceva passare. E qua sconde la povera vecchia da mia madre. Dottore, no perché è mia madre. Femmini stessi ce ne possono essere, ma superiore a Ida no. E ha credo che il cuore ci parla, che è malata grave. Sta smaniando, che si vuole confessare. Ma che peccato può avere pure Ida, ossia che la conoscete tanto tempo. Lo so, che faccio, andiamo a fare una visita di matta? Ida banna che si sta riposando. Però se vuole, no, io la chiamo. No. Su sta riposando facciamola riposare. Come è che passava notte? Ah, male, male, dottore. Si furiava, smaniava e faceva certi occhi. Come faceva a spagnare? E che volete, figlia è? Figlia affezionata. E sapendo che sono pazzi in carcere e per giunta malato. Oh, non ci dicete niente, è malato grave. La stura si è chiaraggia capire nel tuo cuore. Dottore, ma mi dicesse una cosa. Ma niente, niente si può fare, non c'è né remedio per mamma mogliere. Qualche cosa si può fare. E che cosa? Parasso. Già fai da fare nascere la sua faccia da leggere. Chi sto fosse remedio? E allora che volete? Ma se già faceva stura, che ho aspettato ma tutto questo tempo. Che ve ne pare di vostro padre in questi giorni? Più meglio. Tu contavo che è successa la disgrazia, sta chiuso da banna a casa mamma, dicendo a Maria e padre nostro. Più meglio, papà, dottore, più meglio. A voi vi pare più meglio, a già stare attento. L'occhio del vostro paese non mi piace, diavolo, l'occhio falso, lo capiscono? Ma perché tu sussiste, santa creatura? Un dottore non ha raccomandato altro che stare a riposo, non è vero, dottore? E' buono, Gaspare, non ammezzigliate, e magari voi, mia matta, radicilo una mano a sto povero cristiano, che aveva ragione di componere, se sta casa diventava ospedale, e poi facetelo per questa creatura che portate in godo. Perché sono arrabbiato, sono capicchiato di colore, suca, sangue avvelenato e può nascere magari malato. Ora ci scriviamo un medicinale e la facciamo riposare un po', cagna matta. C'ho il picchio calamaro da banna, dottore. Da pigliare sti pillole. Quando tornate ce ne erate una subito, dopo un'ora ce ne erate un'altra e l'ultima ce ne prima che si può cucca. E speriamo a Dio che domani mattina ha aggiornato tutti in perfetta salute, eh? Grazie, grazie tanto, dottore. Dottore, possiamo scusare. Che fa, s'affenne se ci mandano due altri? Caro Gaspare, si dice niente a domandare e niente a rifiutare. Allora ci mando. L'aspetto! Mia matta? Marta, Marta, non stare a così a mogliere. Lo sentisse, dottore, malinconia è a te. Io lo saggio, lo pace è sempre pace. Ma tu però magari un poco per me c'è a pensare. Perché se Dio me ne scansa e succede qualcosa, io con te me ne vengo. Perché? Manco vuoi che te vado? Marta, talime, manco vuoi che te talio. Però io tu disse, mi vengo tutte cose. Ma a tuo pace faccio nascere da galera. L'avvocato nostro mi disse buona speranza. Mi disse che Michelino era un brigante, mentre invece il tuo pace è un galantuomo. Lasciami stare, Gaspare. E perché? Che ti stai dicendo?
Ma te che fate? Vuoi mettere il camion vicino a sta finestra? A così va da gente di fuori e smani in poco. Non c'è vero, chi ci aveva pensato da finestra, con tutto d'arrere? Muto, Gaspare, muto! Non parlo più. Non parlo più. Mi metto gaette da lì, come si può parlare a Maria Santissima. Ha messo... Che volete? Ha messo... Domando tutto come state. Buona, buona, siamo, che volete? Ci ha visto a dire una parola a tuo padre. Mio padre è da bagno, a casa mamma che non si sente buona. Se mi chiami che ci ha detto una parola sola e meno vai. Tu mi chiamassi così. Ma a legge però, perché lo so la mamma. Diego. 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 Scusa del stupo, Gaspare, salutami. Niente, niente. C'è permesso? Qua. Oh, Marta, Marta, ma dove c'è? C'è Gesualda. Salutando. Mi viene a dire che il parroco non ha potuto venire perché ho assistito un punto di morte, un barone ci farò. Grand'uomo era barone. Sì, ma facete conto che è qua. Ma è davvero così grave vostra marcia? Ho punto di confessare, se... Veramente, così grave non mi pare. Ma è meglio mettere so sicuro. E la mia Marta come sta? Angustiata siete. E la vita è giù. Ma coraggio, che Dio e Gianni era belle porte quando meno ne l'aspettavo. Gesualda? Sì. Mi potete perdere 5 minuti? Quando ci ho piglio queste medicine a mia moglie? Sì, sì, facite. Voi? O ti viene spensierato che a caccia sogno io. Voi non tempo che io manco? Andateci un cappello fattarello all'Ebro. Ma voi ne sapete tanto. Sì, sì, lasciate fare a mia. Marta, stai tornando, vai. Mia Marta, apposta per voi, vieni, che va rispetto e vi voglio bene come una sola. Io, signore, mi aiuto che vi posso parlare di solo e solo. Perché chi tu che vai a dire non vi potete manco immaginare. Io stanotte non ho potuto chiudere gli occhi. Mia Marta, chi tu che va a dire è che vostro padre è innocente, non ammazzavo io, Michelino. Ma che dice? Dico la verità. Ma vedete che io vi stai parlando in gran segreto, che tu Caverico non l'ha da dire a nudo. Femmina avete a chiesere e lasciate fare a cosa più longa. Vostro padre è innocente, non ammazzavo io, Michelino. Che dice? Che dice? Non fui io, non fui io. Non ti credo. Se dico una menzogna, ho visto il nascere di qua, giunga, e ho sbagliato tutti i tuoi occhi. E allora che fu sto infame? Sta assassino, che fu? Assassino, peggio di un assassino, perché non se l'ha San Bauro, padre dei figli in galera, innocente. Ma Gesualda, tu me lo dici apposta per confortarmi. No, avete ragione, che non mi credete. Ma io ora vi conto uno di tutto. Però, ma da giurare, mi faccia sto crocifisso, che anche il giocato di fu non l'ha a sapere nulla. Te lo giuro, Gesualda, mi faccia sto crocifisso, mi faccia un diavolo con la mia figlia, basta capare. Va bene, parlo, parlo. Ad a sapere che si da venne Simone Prasca a cercare il parroco. Ecco, cado ci risse, e il mi disse, ma ti farà carità di dirci di ricevermi per la salvezza dell'anima mia. Io tagliai e disse, ma che ci può succedere a sto povero galantuomo? E allora io no parroco e ci vi a dire, il dovice trassero subito. E io mi nia a trafigliare una stanza di marazzi, che è botta con botta un nero nuide. E disse, senza volerlo però, disse, la Simone ci diceva, padre, a coscienza marraccia, non fu io ammazzare a Michelino, non fu Alfonso, Alfonso è innocente. Io, per sentirci meglio, ma senza malo fine però, disse, mi sa ricchia una toppa. E disse, non potete sentire niente, perché se mi sono a parlare a legge, disse solo, che parlo che ci ha domandato che fu. E Simone ci disse che non sapeva niente. Anzi, ci disse, che voce soggira, era già, e viste tutte cose.
E sentite a mia, mia Marta, fa avere la premura di confessare, se la coscienza ci arraggia. Ma allora che fu? E se vedesse che non disse niente? Gesualda, io fu, o pazzo fu. No, ma che chiede di cenno? Ma come faccio soggiorno? Ma se non ci fa manco a stare agita? Se con giusciuna cascanderano. Sì, io fu. Ma no, sentita mia, mia Marta, qui ha rubato, fa peccato. Ma come fa quella roba, fa peccato? Ma quella rubato ne fa 100. Gesualda, io fu pazzo, come esagero fu! Chi fu? No! Chi vuole? Pensa a suo pace, non ci può pace. No, a me pace non deve nominare. Che fosse a Dio un escire dalla camera e ci attarama la sta creatura? No, perché anche Marta dici, me soggiorno ci può passare me pace in galera. Perché Idra pensa che fu Idra a questo gallo. Che sembra già lavare la testa. E chi ci vuole fare? Figlia è. Ma è meglio che me non vado, che io ho tante cose da che fare. O signore, per una tanta forza e tanto coraggio. Mia Marta, mi raccomando, O signore con voi. Gesualda! Tu niente? No, grazie tanto del favore che mi ha fatto. Ah, è sì. Vero, le amici si vedono al momento del bisogno. Ah sì, ma per le cose serie. E venite più spesso a contare questa fattarella. Sì, certo. Marta, moglie, devo pigliare la pinnola. Ho detto, dottore, perché tilla? Non voglio niente. Ma ti fa bene, perché tilla la pinnola? Non voglio niente. Ma che hai a fare? Ma vuoi dire che hai a fare? Lasciami messo. Oh! Siamo dato Gesù San Benedetto, faccia il paro. Ma scusate se lei mi è andata a chiamare. C'è la mamma da banna che sta smaniando, che si vuole confessare. Ma che peccato può avere, pure? Vossia che la conosce? Dio abbia misericordia di tutto noi. Stavo c'è santa creatura. C'è Gesù Passia, ho capparola di conforto. Mia Marta, Dio vede le vostre lacrime e le accetta, poiché nostro Signore Gesù Cristo lo ha udito, ama Dio che è tuo Padre, e quindi priate e non disperate. E ora io morirò a confessare la Santa Donna. Si accomoda, Savaro. Non si accomoda. Pace, ne scisse un momento. Mi scisse un momento che la mamma sa confessare, così non può scotare. Vegno. Leggio, amore, veniamo già a bando. 5 minuti solo, il tempo che la mamma sa confessa, va bene? Coraggio, pace, da bagno, andiamo a camera. Marta, io vai un minuto da bagno a come pace. Io come fai perché te lascio 5 minuti? Non hai niente che dire. Gaspare,
Simone Prasca disse che ce l'ho visto ammazzare. Bravo. Simone Prasca disse che io ammazzai. Hai conosciuto un altro uomo. Allora, vero? Io niente hai detto. Gaspare, a domani c'è la Tomaci. Fermo, se vuoi assassinare la Tomaci. Ma sta santa creatura mi sta assassinando. Ma Parassa, dici so qualcosa. Non hai niente che dire. Ah, no? Vecchia, vecchia assassina! Udicesse quella che l'ha ammazzato a casa, ma non è piccolino! Ah! A Tomaci fai morire, a Tomaci! Ma che volete? Che divento pazzo per davvero e mi scippo la testa a tutti noi? Sì! Io ammazzai con sta mano. Ui! E se non incontro l'ammazzo una voce vuota. Se indesce dalla forza l'ammazzo una voce vuota. E se non incontro all'inferno mi ci metto lo coglio come un cane mastino. Gaspare, andiso! Dei non ce lo fa arrestare! Io! Sì! A denunzi, ma scudala, a scudala la tua pagione! Non ti muovi! Non ti muovi, perché è tua pace! Ma chi d'un galera è me pace! E allora figlio ci penso io! Genti! Genti si intese! Con quella razza di coro, dico! Non fu me pace che ammazzò un Michelino! Ma esagero tu! E io arrestato ma chiudi in galera! Brava! A voi ti stavo una gagliardaria! Ma che c'è con giuri? Guarda che mi arrestano, chi è che ci congiunge? Tanto, tua pace di galera non ne esce più io. E che già è morto. Questo mi viene a dire ancora Simone Prasca. A mia, di me pace, non mi importa! E se non ti importa di tua pace, sta raggia di cuore per qui. Vossia, usate per qui. Se non ti importa di tua pace, tutto sto veleno per qui. Assassino, carnefice della mia vita! Vuoi che eravamo le scatole dello veleno e parlo? Navarra, sogno, e non mi scanto! Allora, non parlo, canto! Assassino! 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 Notte calo sole, va a dormire, io con la luna mi voglio portare, spinta la luna in mezzo del mare. Fino all'otto mi fa, fino all'otto mi fa! Oh. Faccio picchiare canta sta canzone a fare. Scompara l'ora, non chiò il lavere. Questa canzone che ci faceva Michelino. Tornalo solo e me verranno urbare. Scompara l'ora, non chiò il lavere. Tornalo solo. Verranno rubare. Sotto ciò temendoci. Pace picchiare anche questa canzone al fanno, parasse! Parasse ossia! A mia me lo dici! Ecco qua parà! Io pazzo sogno! Marta! Marta parra e per un nome di Dio parra! 9.000 sta spina del cuore! Parra d'un cedimento m'ha fatto! Parra! La razza del spezzo! Lo cuore del petto del scempo! E se è meglio! Perché tanto è meglio, non ci manchio! E perché? Perché è la da so! E il da so resta per tutta l'eternità! Io a te non ti voleva! Ti odiava! Io a Idru voleva! E ora che Idru mossi, ste carni maledetti, non me la toccare il coraggio! E sto figlio? Sto figlio non è to! È so! Michele! Che finalmente lo posso nominare dopo tanto tempo! Michele! Michele mio! Mio! Lo capisci? E sopra la sua posta va a chiamarmi con sto figlio! Che figlio so! Michele!
stanno dietro casa a fare. Che volete fare? Che so fare? Perché non sogno che ho fatto? No, Pace, no! E allora sentire che ammazzai io! No, Pace, no! Io l'ammazzai! Non posso permettere! E non ti preoccupare che in galera non ci vai! Sogno pazzo per gli odici! Sogno pazzo per il dottore! Sogno pazzo per tutta la gente! Sogno pazzo! Ma come me lo vai? E tu mi vieni a trovare con tua madre se Dio la benedice! Com'è? La legge! Aprite subito! Col mio comito! Passa questa mano! Scusate! Non piangere! I Navarra non piangono! Sebi Catalano e Giuseppe Casella, perché non si vedono, però la riuscita anche per loro, perché le musiche sono un personaggio importante di questa commedia. Scusate, io ho le lacrime agli occhi, voi altri? Ah, stasera poi facciamo un video di cose nuove, la prossima commedia poi facciamo un video di cose tucche. Se vedete, siamo tutti emozionati con le lacrime agli occhi, perché voi non lo sapete, ma dopo il secondo atto Turi Badalà si è sentito veramente male. No, non c'era bisogno. E ha tenuto, ci ha fatto spaventare veramente, ma da grande attore qual è, ha tirato avanti, ha portato a termine lo spettacolo. Un altro applauso, grazie. Grazie, arrivederci.